ci conosciamo. Ah, sei il dolce Danny Little. Segui il pugilato? Un po'. Un amico che lavorava per il mio vecchio era ossessionato. Diceva che avresti fatto strada. Hai quell'incontro di campionato in arrivo, giusto? Sì, è per questo che ho bisogno del tuo aiuto. Quei tipi di Marcano, c'è in giro un certo Due Cazzi Peralta, gestisce un giro di scommesse al Wilcox Saloon. È venuto da me mentre mi allenavo. Ha detto che dovevo andare giù nella quinta, altrimenti sono guai. Che hai detto? Merda. Gli ho detto di baciarmi il culo. Il giorno dopo qualcuno ha rotto il braccio a mio fratello, in tre punti. Sta bene. È così che fanno. Ho sentito che Due Cazzi ha persino preso quell'Eddie Kenner. Solo che penso che Due Cazzi abbia messo gli occhi su Eddie perché vuole che faccia qualche combattimento per lui. Hai presente, no? I negri che fanno botte. Si fanno un sacco di soldi se sai come vanno a finire gli incontri. Cristo, mi occuperò degli uomini di Due Cazzi. Vedo se riesco a scoprire come gestisce le cose. Magari trovo anche Eddie. Ti conviene parlare con gli uomini di Peralta se vuoi sapere cosa sta combinando. Mister Due Cazzi Peralta. Lo chiamano così perché se gli dai l'occasione ti incula due volte. Ho saputo che sei quello che ha tirato i sudisti fuori dall'Hollow. Bravo. Che si fottano, quegli stronzi. Non ci vedo niente di male nei dadi. Magari con qualche scommessa su una partita. Preferisco saltare la partita, se questi vogliono provare a farmi lanciare. Ehi, se ha qualcosa a che fare con Tommy Marcano e quei pazzoidi, lasciamene fuori. Tutto. Va giù al quarto round e tutti quanti sono felici. Credi da... se la berrà. E andrà... C'è qualcosa che non va. Topola! Ecco quel coglione! Oh! Dimmi del giro di scommesse di Due Cazzi. Il boss si tiene in caldo un lottatore negro. Posso indicarti dove si trova? Non posso rischiare. Giù le mani. Continuiamo a mandare i nostri ragazzi nel tritacarne e loro ci mandano i loro. E non ne uscirà niente di buono. C'è qualcosa di immorale nel non usare la bomba a questo punto. Io le dico, signora, ho voglia di succhiarmelo. Voglio di prezzo non scelto. È un tostapane. Tieni i denti, fuori dai. Venino. Scappate! È chiuso. Ma fanculo! Ultime parole, preparati a morire. Ehi, di qua! Per aggiustare l'antenna sul tetto.
quasi a secco, mandate qualcuno a South Downs. Sto arrivando. Devo fare un deposito, sono a South Downs. Ma certo, Sher, sto già arrivando. Vedi qualcosa che ti serve? Va bene, tienilo al sicuro. Direttamente in banca. Vediamo cos'hai. Affare concluso, sai come trovarmi. Sul culo! Granata! Cristo! Fa culo! Vado a nascondermi! Scappate! Chiusa qui, cazzo! Visto che suo marito va in prigione, non so chi l'aiuterà a guardare il figlio. Dice che suo marito ha fatto qualcosa col titoli, non so. Non ha ragione per toglierlo alla... Certo che i ragazzi di oggi... Thank you.
sia fuori dal giro? Ignoralo! Venite tutti in questo weekend! Ah, prendetelo! Che ne dite? Mettono fuori da lontano! Al riparo! Ti faccio diventare bianco! Crepa! Cazzo! Non mi scappo. Venite a South Downs, mi serve una mano. Di non dare troppo nello stronzo. Sono inchiodato qui! Ti ho preso, figlia di puttana! Wow! Così si fa, cazzo! Sento odore di coniglio! È stato fuori da uomo, cazzo! Prendete quel figlio di puttana! Occupatevi dei piedi piatti.
del posto. Mi stai sfidando? L'ho beccato! Sei andato? Lo stronzo è andato di là! Controllo di qua. Andiamocene di qui. Puoi camminare? Già. Bene, perché devi portare via il culo da qui prima che quelli di due cazzi vengano a cercarti. Ma già è andato, cazzo. Mi trovo nel bayou e mi serve un mezzo di trasporto. Ci penso io, ragazzo. La sto solo facendo scaldare. Una macchina, come avevi ordinato. Grazie mille. La gente non vuole scommettere da quando ti sei messo contro due cazzi. Tra il liberare Eddie e fare qualunque cosa tu abbia fatto, è venuto due cazzi in palestra. Era incazzato. Cosa ha detto? Se l'è presa con uno dei lottatori. Ha tirato fuori la pistola, l'ha sventolata in giro. Ha detto che uno dei suoi sarebbe tornato al Wilcox Saloon. Tu vai avanti e continua ad allenarti per l'incontro. A quello stronzo ci penso io. Vai. Quello stronzo di due cazzi ti sta aspettando. È un bene che tu abbia lasciato andare Eddie. Non aveva proprio bisogno di avere casino con gli uomini di due cazzi.
Ho saputo che sei quello che ha tirato i sudisti fuori dall'Hollow. Bravo. Che si fottano, quegli stronzi. Venite a South Downs, mi serve una mano. Ma certo, a fra poco. Come mosche. Oh, merda. No, ti supplico. L'avete sentito? Via di qui! Via di qui! Voglio che troviate. Via di qui! Apri il fuoco! Fa male, coglione! Ma lo sai da quanto tempo lavoro per i Marcano? Eh? Ok. Mandare qualcuno a South Downs per mantenere il controllo. Certo, i miei terranno d'occhio la situazione, come sempre, ma capiamoci. Sono due volte che lo facciamo e due volte che non mi becco il distretto. Ricordalo bene, perché io non dimentico. Puoi rilassarti e goderti lo spettacolo.